Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: Questa immagine e l'ispezione, di chi sono? Gli risposero: Di Cesare. Allora disse loro: Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio. Cari amici, continuiamo il nostro tempo ordinario che, come dico sempre, è ordinario ma straordinario, perché il cristiano rende straordinario l'ordinario se vive l'amore, se vive il Vangelo, se si lascia guidare dallo Spirito del Signore che anima. Noi siamo degli entusiasti del Vangelo, innamorati di Cristo, ma non perché è forza nostra, ma perché ci viene dall'alto, dal Signore risorto. In questa 29ª domenica del tempo ordinario, il Vangelo ci dà una dimensione importante della nostra vita, cioè attenzione, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Non tutti gli amici sono veramente amici e dipende dalle domande che ti fanno. Non sempre tutte le domande che sembrano anche buone, in realtà il primo fine non è la domanda, alcune volte ci sono delle domande sotto le domande che ti vogliono mettere, le cosiddette fake news. E cosa voglio dire? Voglio dire che a Gesù è capitata la stessa cosa, no? Vanno alcuni a fargli delle domande, no? Perché aveva ridotto al silenzio i sadducei, gli erodiani vanno da lui per porgli delle domande. Vedete, Gesù non solo ha avuto il contraddittorio di alcune persone che non hanno capito chi era, non hanno accolto perché non erano liberi la sua persona, l'inviato del Padre. Ma ci sono state persone che invece hanno continuamente cercato di metterlo in difficoltà. E Gesù, davanti a queste persone che lo mettevano in difficoltà, quasi sempre non si è mai adirato. Mai. Ma ha cercato sempre di mettere in difficoltà gli altri. E alcuni lo volevano mettere in difficoltà facendogli domande. Attenzione ai troppi devoti, eh? Ci sono persone che sono talmente devoti, ma in realtà sono fatti devoti, falsi devoti, eh? Gli fanno la domanda, e gli fanno la domanda: dobbiamo non, o no pagare le tasse? Ora ditemi voi se c'è mai stato gioia di gente che pagava le tasse, soprattutto ai romani. Quindi l'hanno messo davvero in difficoltà, ma Gesù ha avuto la grande abilità di porre a loro la controdomanda. Vedete, quando qualcuno ti pone delle domande per metterti in difficoltà e tu cogli che dietro non c'è la domanda di una persona onesta, perché a volte ci sono domande di non credenti o di credenti che sono onesti, altri invece fanno le domande per non affrontare i problemi e poiché non hanno il coraggio di dire non ci credo, ti voglio oppure la pensano diversamente, invece di dire io penso diverso da te, ti pongono delle domande per metterti in difficoltà. Davanti a queste cose bisogna essere sempre molto attenti, perché se tu polemizzi, le persone dicono: vedi, è anche un polemico, e poi dice di essere ancora un cristiano. Se tu invece cogli la domanda vera che c'è dietro e fa in modo che l'altro si trovi davanti al fatto di dire quello che veramente deve dire, alcune volte queste persone almeno avessero il coraggio, sono pusillanimi, non hanno neanche il coraggio di prendere posizione. E infatti Gesù fa così, dice: datemi una moneta, guardate un attimo com'è. Allora date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Cioè sta dicendo a loro: il problema non è pagare o non pagare le tasse, io non sono venuto a risolvervi questo problema, io sono venuto a dire che se siete di Dio sapete come comportarvi. Se voi riconoscete Dio sapete il comportamento che dovete avere. Bello. Cioè di chi, a chi appartieni? Cioè la fede non è alternativa al mondo, sotto c'è questo. Noi delle volte vediamo Dio, questo è il peccato originale, come alternativa al mondo. Se sei di Dio,
non puoi seguire lo sport. Se sei di Dio, non puoi vivere l'innamoramento quando sei nell'adolescenza. Quante volte facciamo questo rischio con i ragazzi? E adesso che hai trovato la ragazza, non vieni più come educatore alla CR o agli scout. Ma questo è sbagliato. Dio non ci mette in alternativa alla gioia, al piacere, al godere. Ci fa vivere tutto questo nella dimensione vera. Avete capito cosa c'è sotto questa domanda? I sadducei e i farisei volevano mettere in difficoltà di Gesù mettendoli a livello della storia, ma Dio non si contrappone alla storia, Dio ci fa vivere la storia in modo libero, libero, perché tu puoi vivere la vita, la storia, facendola promuovere, non peraltro. Non so se vi siete accorti che Paolo. Di per sé non c'è una condanna diretta della schiavitù. La condanna della schiavitù nasce da qualcosa di molto più profondo, cioè non è condannare la schiavitù, ma è dire se quello schiavo è figlio di Dio come te, comportati con lui, in questo modo distruggi la schiavitù dall'interno, cioè comportati con l'altro come Dio si comporta con te. Ama l'altro che è uguale a te, quindi distrugge. Il problema non è strutturale, non so se mi spiego. Poi si dovrà combattere anche le strutture di negatività, ma le strutture non sono sostituite da una lotta che distrugge le strutture, perché la storia ci ha insegnato, cari amici, che alcune volte. Coloro che combattono le strutture e le vogliono distruggere, una volta che sono al posto di quelli che hanno combattuto, diventano peggio degli altri o dittatori peggio degli altri. Il Signore ci insegna a vivere ogni realtà nella libertà della figliolanza. C'è un solo Dio. Se tu non sei al posto di Dio, allora cambierai le strutture, se no sarà un semplice cambiamento strutturale. Eh? Non si tratta di. In questi periodi si parlava del sinodo, no? Non si tratta di fare il consiglio pastorale o no. No, ci deve essere il consiglio pastorale, ma se tu lo vivi o come monarchia o come demagogia, non ci siamo. Il consiglio pastorale è un luogo di fraternità. Viviamo da fratelli, se no, se ci facciamo la guerra, destra o sinistra, non ci aiuterà. Se a casa, se io voglio essere amico dei miei figli, no, o voglio essere padre dei miei figli, no. Vivi da figlio di Dio e sarai capace di essere padre, perché c'è bisogno di padre e di madre, e sarai capace di essere figlio uguale a tuo figlio. Ecco, questo è il cambiamento culturale. Ecco, io oggi vorrei parlare e pregare per tutti quelli che hanno partecipato al sinodo, per quelle cose che ancora stanno partecipando nelle parrocchie, perché non è facile, non si tratta di decidere che cosa dobbiamo fare, ma di come dobbiamo vivere. Date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Buona domenica a tutti.